questo che cosa comporta? Comporta, se si sta in questi territori, essere sommersi di lavori molto complessi. Questo è un effetto, che se tu lavori all'estero non ti arrivano le cose semplici, per il motivo che vi ho spiegato, ti arrivano le cose difficili. Se voi vi guardate attorno non dovete fare devitalizzazioni o fare un'otturazione, dovete fare cose complesse. Per fare cose complesse significa abbattere il rischio. Abbattere il rischio significa andare a aprire tutti i blocchi o cercare di ridurre il rischio di quelle che sono le criticità. Le criticità sono che, vi dicevo, i casi sono molto complessi perché parliamo di bocche che non hanno più coordinazione, non hanno più sensibilità e in più abbiamo come armi materiali artificiali che non avranno più propriocezione, ovvero la tattilità viene a mancare. E in più abbiamo pazienti che se hanno perduto i denti c'è una storia dietro. Se un paziente perde i denti, c'è un motivo se arriva a perdere i denti, li perde perché è successo qualcosa, che fosse batterico, che fosse parodontite, genetico, associato a batterico oppure traumatico, incidente, comunque è un paziente quello dove se non fai anamnesi e raccogli i motivi per cui ha perso i denti, c'è alta probabilità che perdi anche i lavori che fa. Supponi che un paziente fumava 2 pacchetti di sigarette al giorno, parodontale. E magari c'aveva il vizio, che ne so, anche di fumarsi la pipa, oltre che le sigarette. La pipa è la peggior cosa che c'è, proprio ti fa perdere tutto la pipa. Sui peggiori pazienti, quelli è meglio neanche trattarli perché o smettono proprio e passano magari alla sigaretta elettronica, qualcosa di più leggero, ma la pipa veramente fa i danni, ti tiene un fumo denso che ti fa perdere tutti gli impianti, come hai perso i denti. E ci sono quindi da correggere abitudini, da correggere che cosa? Come si dice? L'educazione alimentare va cambiata, quello che vi dicevo prima. L'igiene può essere un motivo, delle volte ci possono essere anche patologie di pazienti che non riescono a muovere le mani, per esempio. E quindi può essere una causa anche quella. Se tu metti i denti nuovi, ma al paziente gli tremano le mani, o è un paziente anziano che ha problemi reumatici alle mani, per esempio, non so se le avete mai viste, le mani così, con le dita così, stadi avanzati, quello come fa a pulire bene i denti? Non ce la fa. E allora lì devi andare con delle protesi semplificate, fai delle protesi che si staccano, le lavi con uno spazzolone e la rimetti, clic clac. Okay. Va individuato il tipo di psicologia, il tipo di dinamica che c'è nella bocca, l'età della bocca, che non è strettamente uguale a quella dell'età del paziente. Ci sono bocche che sono molto più usurate, tutte slegate le articolazioni, e bocche invece che sono molto co coordinate, quelle sono bocche giovani. Più ci sono bocche che sviluppano molta forza e bocche longilinee come la sua che sviluppa poca forza. La tua sviluppa molta forza, se è un brachifacciale. Anche lui sviluppa forza. Tu c'hai una taglia M, lui c'è una taglia large, lei c'ha una XS come bocca, ok? È piccolina la sua, non ha. Se una bocca è piccolina, non puoi. Sei legato nel suo caso perché non posso fare molti accoppiamenti di materiali, perché sennò vengono i dentoni così se devo usare molti materiali. Più materiali uso, uno, due, tre tipi di materiali, servono gli spessori. Lo zirconio non posso andare sotto il millimetro e mezzo, il pectone è meglio stare sopra i 3-4 mm, 2 mm e mezzo si può andare, però sempre meglio avere dei materiali di rinforzo sotto. E il metallo posso andare anche fino a 3 mm. Se però la bocca è XS, comunque sono tanti. E allora lì già sono limitato, posso usare certi materiali o certi accoppiamenti, massimo 2 materiali. Poi ci sono anche le incognite dovute agli impianti. Impianti, quanti ne posso mettere? Una bocca come la sua, non metto 8 impianti dentali, non ne metto 10 impianti dentali, ne metto 6 impianti dentali, ok? Se no gli arriva le tonsille con gli impianti dentali. Vanno commisurati all'arco della bocca gli impianti dentali e anche e soprattutto al diametro che c'è tra l'arco superiore e quello inferiore. Se l'arcata superiore è molto più stretta rispetto a quella inferiore, gli impianti che metterò qua posteriori saranno molto più esterni rispetto a quelli posteriori in alto. Quindi la protesi dovrà correggere andando verso l'esterno e qua sopra si crea un ginocchio dove si incastra cibo.
Questo cibo è sempre così per toglierlo. E quello alla lunga ti può causare infiammazione alla gengiva, si irrita. Ok, prova a non fare il bidet per 2 settimane. Ok, o per 1 mese. Non fai il bidet per 6 mesi. Minimo ti viene il sangue. Ok, è la stessa cosa in bocca. La stessa cosa in bocca. Se il cibo ristagna, le mucose si irritano fino ad arrivare al sangue. Sono deboli, non sono così forti le gengive.